Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, avevo detto che non parlavamo più dell'argomento plusvalenze, però devo fare un appunto e poi davvero chiudiamo definitivamente questo discorso. La giustizia sportiva è riuscita a riunire tutti quelli che pensano che la giustizia sportiva fa schifo. Sono riuscito a riunirli tutti quanti. Ma prima di tutto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per essere sempre aggiornato su tutto. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram, Twitter, che lì ci sono le novità su tutto quello che stanno uscendo. Allora, precisiamo. Per 6 mesi, no, per 5 mesi, 6 mesi, sì. Tanti canali, social, tanti giornali hanno campato. Sono andati avanti campando, come si dice dalle mie parti, sulla questione Juve plusvalenze. Come dice il buon direttore sportivo, amministratore delegato del Sassuolo Carnevale, che i giornali hanno venduto più in questo momento sul caso plusvalenze della Juve più di una vittoria di una nazionale, faccio un esempio. E ora come campano? Ora o ieri, da ieri fino a ieri alle 13, alle 14, alle 15, scusate, Kinné era il loro leader massimo, era il loro salvatore del calcio italiano. Dalle 15 in poi Kinné è un venduto, la giustizia sportiva fa schifo, la FIGC non serve. Poche parole, tutte le parole che sta dicendo la Juve, i tifosi della Juve da qualche mese. Però improvvisamente gli altri juventini ora attaccano Kinné. Perché? Perché non ha fatto quello che loro credevano, quello che loro dicevano. Ma siete, scusatemi, sinceramente, siete stati voi i coglioni a pagare e seguire alcuni personaggi che dicevano Redazione Serie B, nella più bella ipotesi la Juve andrà in Serie B. Voi pagate un abbonamento mensile a questi personaggi. Questi personaggi campano di rendita e campano parlando male della Juve. Questi personaggi dicevano che si mettevano ai margini del fiume e aspettavano il cadavere della Juve. Ora sul margine del fiume si possono alzare, se ne possono andare a casa. Ma il problema è che questi personaggi saranno ancora seguiti. Questi personaggi saranno ancora seguiti. E non avete capito che voi pagate voi pagate e loro dicono quello che voi vorrete sentire dire senza vedere la realtà. La realtà, noi parliamo chiaro. Sul caso stipendi, partnership e tutto l'altro, e collaboratori, lì la gente forse aveva combinato qualcosa. In buona fede, in mala fede, non si sa, però era sempre il periodo di Covid. Lì la Juventus poteva seriamente rischiare qualcosa. Nell'altro filone, quello delle plusvalenze, la Juventus non doveva rischiare niente, perché non c'è un articolo, non c'è una legge che dice che quello che ha fatto Juve è sbagliato. No, loro hanno preso l'articolo, che sempre ambito amministrativo, è l'articolo 31, e hanno passato l'articolo generico, articolo 4, realtà sportiva. E quelli che dicono che il fatto che la Juve per il manovro stipendi farà giurisprudenza, e allora io vi dico, allora farà pure giurisprudenza il fatto che è stato assolto come tutti gli altri. Poi viene di nuovo riaperta la casa e viene accusato di 15 punti quando è stato assolto in 2 gradi di giudizio. No, per quello farà giurisprudenza, perché fare giurisprudenza non è solo quando una cosa, fra virgolette, va bene alla Juve, perché alla Juve non gli è andata bene niente. Alla Juve non gli è andata bene niente. Alla Juve gli hanno tolto 10 punti, gli hanno tolto il posto in Champions, che meritava di andare. E in questo momento quelle che ne sta avvantaggiando di più è il Milan, perché il Milan era fuori dalla Champions. La Juve il prossimo anno partirà senza coppe. La Juve ha avuto un danno
anno di incassi, che non incasserai soldi che dovevi incassare il prossimo anno. E di cosa volevo parlare? Siete stati voi coglioni, ancora ve lo dico, che seguite elementi pagate, abbonamenti, per cosa poi pagate gli abbonamenti? Per sentirvi dire quello che vi piace a voi? Poi seguite persone che dicono che sono laureato in giurisprudenza e hanno creato un canale, perché se io ero laureato in giurisprudenza, con tutto il rispetto, facevo l'avvocato, forse ho capito che non posso fare l'avvocato, ho fatto un canale che si spaccia per una cosa e sappiamo benissimo che non è. Però va bene così, va? Volete seguire? Volete pagare l'abbonamento a questi personaggi? Pagateli, pagateli! Perché questi stessi personaggi, che improvvisamente YouTube, non, no, i social, internet, no, non nasconde niente, questi stessi personaggi che oggi butta merda su alcune, persone, fino a 3-4 anni fa ha cercato il suo aiuto, ha voluto fare video con lui, parlava in un certo modo, e ora, capendo che il sentimento popolare antijuventino può aiutare a far crescere il canale, va su quella via. Perché uno che dice che tifa contro la Juve, ditemi che tifoso, ditemi, io non vedo nessun napoletano, nessun interista, milanista, nessun romanista, che io penso che ci sono tanti allenatori, tanti tifosi, quando le cose non andavano bene, non apprezzavano l'allenatore del Napoli, del Milan, dell'Inter, della Roma, però non ho mai visto nessuno dire io tifo contro la mia squadra perché così sarebbe quella, non l'ho mai visto, però è seguito e viene pagato abbonamento, ma va bene così, va benissimo così. Volete seguire questi elementi? Seguiteli, seguiteli, ma poi non vi lamentate a dire che chi ne è ora non farà butto, chi ne è ora non va bene, perché la giustizia sportiva è questa, fa schifo, io l'ho detto prima e lo dico ora. Quelli che dicono che la Juve ci ha patteggiato e ha messo la colpa, no, il patteggiamento non è una missione di colpevolezza. Mi spiace che alcuni che dicono che fanno giurisprudenza dicono questo. Dico, perché il patteggiamento non ti indica che tu sei colpevole. Perché io posso accettare il patteggiamento, ma dall'altra parte, se io ho le prove di portarti in tribunale e vincere al 100%, posso dire no, non accetto. Non è che la Juve gli ha detto va bene questo. Sinceramente, la Procura Federale, la FIGC, potremmo pure dire di no, non ci fa bene il patteggiamento. Hanno voluto evitare uno spargimento di sangue, perché non ci illudiamo che ora abbiamo avuto 5 squadre, 4 squadre in semifinale di Europa League, in semifinale europee, 5 con Napoli e il Milan. Non ci dobbiamo illudere di questo, non ci dobbiamo illudere di questo, perché la Juve era l'unica, le uniche due che hanno fatto un cammino che io penso che si dovrebbero meritare la vittoria sono Roma e Fiorentina, che hanno fatto il loro cammino, e hanno, la Juve che fa l'Europa League, è logico che arriva, il pensiero è che doveva arrivare in finale perché era la più forte, perché era costruita per la Champions. Milan, Inter, pure Napoli, che poi Napoli è stato sfruttato, che io dico le cose come stanno, se arrivava in condizione che era, come io ho sempre detto all'inizio del campionato, il quarto semifinalista erano Bayern Monaco, Real Madrid, Napoli e Manchester City. Ho azzeccato Real Madrid e cosa, poi non ho azzeccato Bayern Monaco, sono affrontate il Napoli perché è arrivato in condizioni pessime. Però non ci illudiamo. Questi hanno voluto evitare uno spargimento di sangue, semplicemente perché sanno benissimo che avere un'altra sera in questo modo, perché non andate a prezzo quelli che dicono sì, erano solo 6.000 disdette, che non c'entrano niente le disdette della Juve. I tifosi della Juve, giustamente, se io devo vedere una porcata del genere con la squadra che mi viene dimezzata, non può competere per vincere,
io giustamente non faccio l'abbonamento, non sono obbligato a fare l'abbonamento. Allora mettiamo l'abbonamento, se mettono d'accordo 6 amici, invece di fare 6 abbonamenti diversi, ognuno se lo vede a casa sua, ne fa uno e se lo vanno a vedere insieme la partita. Non l'avete capito? E allora ho voluto evitare uno spargimento di sangue. Se voi volete ancora seguire quei personaggi che pagate per sentirvi dire quello che vi piace dire, per magia, ieri, improvvisamente, qualcuno di loro ha cominciato a cancellare tutti i tweet che potevano fare figure, puntini, puntini, perché scrivere cose su cose, e io mi dispiace dirlo, che sono giornalisti, hanno il testolino da giornalista. Se questi sono i giornalisti, ci sono canali della piattaforma Viola che per 5 mesi campavano sul fatto della Juve, portavano sempre gli stessi personaggi. Ieri hanno portato un altro personaggio, il presidente della Ternana, e vi dico tutto, e ha cominciato a dire parole che se qualcuno lo vorrebbe querelare, può querelare tranquillamente, però va bene così. Va bene così. Chiudiamo qua il discorso. Mi spiace per voi che pagate questi personaggi, pagate gli abbonamenti, li pagate cappuccino, caffè, brioche, frullato, cioccolata calda, con panna, gelato al cono, brioche, quello che volete. Solo per sentirvi dire quello che volete, sentirvi sentire, senza sapere la verità, perché la verità non la sa nessuno. La verità non la sa nessuno. Questa sentenza è politica. Questa sentenza non accontenta nessuno. Non c'è nessun sconfitto e nessun vincitore. Si è voluto solo evitare uno spargimento di sangue. Perché la FIGC sapeva benissimo che se la Juve andava al TAR era uno spargimento di sangue per la FIGC. Perché sa benissimo che questa giustizia sportiva non è una giustizia, perché la difesa non ha nessun diritto, la difesa la difesa non viene neanche ascoltata, e per questo motivo Malagò, Abosi e tanti altri hanno detto che riformeranno la giustizia sportiva sperando di dare più spazio anche alla difesa, così c'è un giusto processo, perché se c'è un giusto processo tutti devono stare zitti. Però signori miei, mi raccomando, agli Juventini, non sperate che altre squadre verranno condannate come è stata condannata la Juve, semplicemente perché cambieranno prima di fare altri processi la giustizia sportiva. Perché non è giusto che tu io venga accusato per un articolo, giusto l'articolo 31, danni amministrativi, illecito amministrativo, e poi vengo condannato per un articolo generico, articolo 4, realtà sportiva, che hanno fatto un grande frullato come quello di oggi. Ieri hanno detto: ma che state facendo? Come fate a fare sia articolo 4 da una parte, articolo 4 un'altra? Se questa è amministrazione, amministrativo, c'è un articolo ben preciso. Invece loro volevano fare tutto l'articolo generico, articolo 4. Iscrivetevi al canale, ultima volta che parliamo di questo, però era doveroso. Ci vediamo alla prossima. Ciao!